Con noi stasera ci sono anche delle personalità, abbiamo con noi il presidente nazionale del CSI Vittorio Bosio, abbiamo il presidente regionale Paolo Fasani, abbiamo l'assessore del comune di Lecco Emanuele Torri, abbiamo il presidente di A5 Stefano Simonetti, che ringraziamo della sua presenza anche perché A5 contribuisce notevolmente alla nostra attività sportiva con sostegni economici non da poco, e questo è importante. Sembra veniale parlare di soldi, ma è anche importante parlarne, perché senza quelli probabilmente molte attività non si riuscirebbero a fare, e veramente questo lo ringrazio veramente di cuore. Voglio dire due parole prima di iniziare, perché molti di voi si chiederanno perché io sono qui stasera. Io non sono il presidente del comitato di Lecco, sono qui perché è venuto a mancare una persona molto molto amata e molto cara, che era il nostro presidente Ennio Iroldi. Quando è successo a fine agosto, probabilmente il comitato di Lecco si è chiesto qual era, che prospettiva avere per il suo futuro, e avevano due strade. Una era quella dell'assemblea elettiva e una quella di chiedere il commissariamento. Probabilmente il comitato di Lecco ha fatto i suoi ragionamenti e ha scelto la strada del commissariamento. Sono stato interpellato, devo dire, non è stata una mia richiesta. Io proprio, lungi da me l'ultimo pensiero di venire, di essere presente in questo comitato a dirigerlo in attesa delle elezioni. Mi hanno chiesto, e io sono sincero, nonostante l'impegno gravoso che ho, perché mi occupo dell'attività sportiva regionale, non sono riuscito a dire di no per un semplice motivo, perché Ennio per me è come un figlio. Io nel 1991, quando allora sono divenuto presidente provinciale qui di Lecco, perché ho fatto anche presidente provinciale ormai 30 anni e passa fa, l'ho voluto con me in consiglio regionale provinciale e si è occupato subito della stampa. Collaboravo con il Resegone, mi ha fatto un accordo con il Resegone, poi con altre testate. E pertanto, ma poi a parte che sono molto amico della famiglia di Ennio, conoscevo suo padre perché si viaggiava in treno per il lavoro, pertanto c'era proprio un'amicizia profonda. E dire di no per me voleva dire dare uno sgarbo a Ennio, e non ce l'ho fatta. Per questo che sono qua, il comitato di Lecco mi deve un po' sopportare, però cerco di dare il meglio per proseguire, non sulle mie idee, ma per proseguire su quelle idee di Ennio che ha voluto portare in questo comitato, perlomeno fino alla conclusione del mandato, che ci sarà a fine anno. A fine anno ci saranno le elezioni, non soltanto di Lecco, ma a tutti i livelli. Ecco, questo è il motivo per cui sono presente questa sera. Poi ci sarà modo di conoscere anche il lavoro che ha fatto Ennio in questi anni. E stasera poi, dopo il saluto degli ospiti, che adesso chiameremo per fare un saluto alla platea, ci sarà la relazione. Ma la relazione, lo dico subito, non la faccio io. Non la faccio io perché sarebbe veramente ingiusto e irrispettoso. Io sono arrivato a fare il commissario a metà ottobre, e siccome si parla di 2023, tutto il lavoro fatto non l'ho fatto io, ma l'ha fatto tutti questi bravi collaboratori delle chiese. Pertanto, semmai l'applauso dopo lo fate a loro, non a me. Io sono qua, sono un po' a volte mi sento un po' la loro chioccia, perché magari gli do qualche consiglio da veterano, però loro sono veramente molto molto bravi, e so che il comitato di Lecco è veramente in ottime mani. Ecco, detto questo, credo che sia giusto passare alla prosegue della serata. Volevo dire una cosa: ringraziare la Verifica Poteri, che sono le persone che avete trovato all'ingresso, nella persona di Galli Cletti, Galli Claudio e Salambrogio, e chiedo all'Assemblea se è d'accordo di tenere aperti la Verifica Poteri fino alla consegna del discovro, prima di iniziare la relazione. Se c'è qualcuno contrario, altrimenti direi possiamo dare per scontato questa richiesta. Bene, vorrei passare la parola agli ospiti per dare il saluto. Credo che sia importante per me darlo per primo a chi... Noi siamo nella città di Lecco, abbiamo con noi l'assessore alla scuola del comune di Lecco, e credo che sia doveroso che lui ci venga a portare il saluto della città di Lecco. Pertanto, Emanuele, se vieni a... ti ringrazio.
Sì, buonasera a tutti, vi porto i saluti della nostra città, in particolare del nostro sindaco Mauro Gattinoni. La nostra città si sta prestando a vivere uno dei momenti sportivi più importanti dell'anno. Domani ci sarà la Rese Gap, non so se la conoscete, questa importantissima iniziativa, questa corsa in montagna che partirà dal centro Lecco fino a Resegone, quindi la nostra città è in fermento e la nostra città appunto ha l'ambizione di diventare sempre più una città di sportivi, ancora prima che di sport. Non so se sapete che da diversi anni, in realtà non solo la città di Lecco, ma la provincia di Lecco a livello nazionale si distingue perché è prima per il numero di bambini iscritti all'attività sportiva. Sole 24 ore tutti gli anni fa una classifica in cui si prendono in esame diversi indicatori e l'indicatore sport e bambini, quindi numero di bambini che fanno sport, vede la nostra città, ma in realtà la nostra provincia, da anni al primo posto a livello nazionale. E di chi è questo merito? Ma io credo che il CSI faccia tantissimo da questo punto di vista, perché parlavo prima appunto con Giovanni e mi diceva che il numero di tesserati del CSI è in costante crescita, anche in controtendenza rispetto ad altre federazioni, soprattutto che hanno sofferto dopo il Covid. Per cui io mi sento di ringraziarvi davvero tanto per quello che fate. E mi sono chiesto tante volte come mai, nonostante tutto, il CSI resista da 80 anni, mi dicevi, giusto? Io credo che questo dipenda dal riconoscimento che tutti fanno al CSI di questo grande impegno innanzitutto a livello educativo, perché i ragazzi hanno bisogno sì di crescere in ambienti con tecnici competenti che insegnano loro le basi dello sport, ma hanno bisogno di essere accompagnati nel percorso di crescita, quindi credo che questo sia davvero la carta vincente del CSI. E tra l'altro io, quando ancora riuscivo a fare sport, prima di tutti questi impegni, sono proprio cresciuto nel CSI, nelle attività di oratorio, per cui porto sempre nel cuore un grande ricordo dell'esperienza che per me è stata innanzitutto un'esperienza educativa e formativa come persona. E da questo punto di vista chiudo dedicando un pensiero a Degno. Stasera è una serata pienissima di impegni, infatti io mi fermerò solo un pezzo perché poi devo andare da un'altra parte, però ci tenevo ad essere presente, perché con Ennio in questi 3 anni di mio assessorato abbiamo fatto anche dei pezzi di strada insieme e in lui ho proprio visto lo spirito del CSI, la grande passione, la grande competenza, il grande impegno, ma soprattutto il grande valore suo come persona. Per cui credo che davvero Ennio abbia lasciato in tutti noi un ricordo indelebile e sia il simbolo migliore di tutto quello che il CSI incarna. Davvero vi ringrazio tantissimo e complimenti a tutti gli atleti che questa sera saranno premiati e un enorme ringraziamento anche a tutti i dirigenti che con grande spirito di volontariato, grande passione aiutano questi ragazzi e queste ragazze a crescere come persone innanzitutto, prima che ancora come sportivi. Grazie davvero. Prima l'assessore ha parlato di Rese Cup, forse non lo sa, ma glielo dico, i 1000 atleti della Rese Cup sono tesserati del CSI, sono l'assicurazione, cioè il tesseramento glielo facciamo noi come CSI, questo per dire anche il riconoscimento che abbiamo in questi ambiti. Chiedo a Vittorio di venire a farci saluto. Vittorio Evosio, il nostro presidente nazionale dal 2016, è veramente un piacere e un onore averlo con noi in questa serata, per noi è davvero importante. Grazie Vittorio. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto per l'invito, per il piacere di essere qua con le società sportive. Ho sentito Giovanni che dice ma siamo quasi alla fine, abbiamo quasi finito, siamo tutti stanchi, poi dopo fra 8 giorni cominceremo a chiederci quando ricominciamo. Pertanto la fortuna del CSI, assessore, è che abbiamo tante persone che si dedicano al CSI come volontariato, ma si dedicano al CSI col cuore perché ci credono e perché credono che i ragazzi che avvicinano portano ancora qualcosa di positivo ai ragazzi che si avvicinano. Io devo ringraziare le società sportive, stiamo attraversando
un momento non bello, anche quando sono entrato qualcuno mi ha detto ma le società sportive, specialmente le più piccole, stanno facendo fatica con gli adempimenti. Sì, stiamo facendo fatica perché le leggi, pur che abbiamo invocato, la riforma dello sport l'abbiamo invocata tantissime volte, hanno fatto una riforma che hanno parificato la Juventus e l'oratorio San Faustino. E non è possibile, perché la Juventus o chi come la Juventus naturalmente hanno i commercialisti, gli avvocati, hanno tutto quello che serve per seguire la parte burocratica, e l'oratorio non hanno ancora capito che l'oratorio o comunque la società, la piccola società, sono persone che di giorno lavorano e poi la sera si dedicano alla società sportiva. Stiamo facendo fatiche, ma ne usciremo. Adesso entrerà in vigore di questi giorni un decreto correttivo che è stato fatto. Di decreti correttivi per arrivare all'ottimo ne dovranno fare ancora, credo, un po', perché si fa fatica a farvi capire quali sono le fatiche che provate, che proviamo insieme con le società sportive. Però abbiate fiducia, coraggio, continuiamo a fare quello che stiamo facendo, perché durante il Covid tutte le videoconferenze che facevo chiudevo sempre dicendo guardate che ci sarà bisogno di CSI dopo il Covid, finirà sto delirio, al punto che l'assistente di allora, il vecchio assistente, Don Alessio, una sera mi ha detto ascolta, non dirlo più perché ci stai esasperando questa storia che ci sarà bisogno di CSI. È una delle poche volte che non l'ho ascoltato perché ho continuato a dirlo, e infatti c'è stato poi un fine Covid e una ripresa, e la ripresa mi ha dato ragione perché abbiamo ripreso più di prima anche nei numeri, cioè eravamo 1.400.000, adesso siamo 1.600.000 in tutta Italia, e abbiamo ripreso quello che avevamo e abbiamo preso ulteriori, i numeri non dicono tutto, dice però di tante cose, lo dice il fare che facciamo. In una società individualista dove ognuno tende a pensare solo a se stesso, il Covid non ci ha reso migliori, cioè, anzi qualche volta peggiori di prima, però in una società individualista c'è ancora qualcuno che si dedica agli altri, e nell'attività sportiva ce l'abbiamo, la fortuna del CSI che nessuno si sente mai di dire di no per una ragione o per l'altra, nessuno si sente di dire di no, quando si chiama qualcuno perché serve qualcosa alla fine ti dico ma io, poi alla fine cedono tutti. Perché? Perché vogliono bene al CSI, e per CSI intendo vogliono bene ai ragazzi che avviciniamo e che incontriamo. Pertanto al Comitato di Lecco complimenti per le attività, complimenti per quello che fate. Sì, stasera si ricorda anche una persona che credo mancherà a voi, ma manca a tutti quelli che l'hanno conosciuto, a Ennio, mancherà a tutti quelli che l'hanno conosciuto. Allora noi avevamo un rapporto, ci siamo conosciuti da pari, perché eravamo tutti e due presidenti provinciali, io ero presidente a Bergamo e lui a Lecco. Sono diventato presidente nazionale e mi mandava tutte le volte che doveva sentirmi per qualcosa, mandava un messaggio, ma posso chiamarti? Io continuavo a dire, ascolta, non è che devi mandarmi il messaggio per dire posso chiamarti, altrimenti sembriamo due adolescenti. Però aveva quel rispetto che non è da tutti, cioè non l'ho mai sentito una volta alzare la voce, ci siamo sempre sentiti per le cose che contavano, ci siamo incontrati anche ai tavoli, al consiglio regionale, piuttosto ne sono testimoni chi partecipava, era una persona prepositiva che ha sempre fatto quello che serviva per il bene degli altri. Stasera sì, il discobolo è un segno, è il segno più grande che dà il CSI ai suoi appartenenti, purtroppo qua arriviamo a darlo alla memoria, che è doloroso sempre, perché ricordiamo le persone, bisogna ricordarle, volergli bene quando sono in vita. Quando sono in vita qualche volta le usiamo come strumento per quello che ci servono. E poi ci ricordiamo e pensiamo a loro quando non ci sono più, allora in questo caso gli abbiamo dato il discobolo veniva a darglielo 10 anni fa, quando ho cominciato con Giovanni, perché sono quelle persone che hanno portato il CSI dove è adesso. Non la faccio lunga, grazie per avermi anche ascoltato. Dobbiamo tanto a Ennio naturalmente e anche alla sua famiglia che
cioè le nostre famiglie, parlo delle nostre, perché se penso alla mia, insomma, se penso anche solo a mia moglie, che sta a casa sempre ad aspettare, no? Anzi, mi sono dimenticato di lì che sono arrivato, sarà preoccupata, ma adesso gli manderò un messaggio, perché c'è sempre qualcuno dietro che naturalmente è costretto a subire le nostre scelte, però lo si fa perché quello che facciamo lo facciamo convinti che è il bene della nostra società, ne abbiamo bisogno. Ai ragazzi dico, vogliate bene alle vostre famiglie che vi permettono di fare quello che fate, vogliate bene ai vostri dirigenti, alle vostre società, perché non è tutto scontato. Quello che vi viene proposto e dato è un qualcosa che non tutti hanno. E pertanto ringraziate di questo bene che avete, perché è un bene che vi ricorderete, l'ha detto l'assessore, mi ricordo del CSI, perché nel CSI ci sono stato e ho praticato sport col CSI. Ecco, lo ricorderete per anni. Questo che stiamo facendo anche stasera, la premiazione, poi sono cose importanti perché premiamo anche chi vince, ma guardate che la vittoria più bella è partecipare, perché stiamo insieme 7-8 mesi e quello stare insieme, che ci è mancato tanto in un certo periodo, credo che sia la cosa più bella che possiamo dirci. Il premio più bello è proprio quello, stare insieme, in amicizia. Grazie e buona serata. Grazie Vittorio. Abbiamo con noi stasera anche il presidente regionale Paolo Fasani, se viene a dire due parole di saluto. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Allora, io sono qui questa sera a rappresentare il CSI regionale della Lombardia, il Comitato Regionale della Lombardia, però sono anche qui perché con il Comitato di Lecco ho sempre avuto un rapporto molto particolare. Io sono originario e abito ancora in provincia di Pavia, ma con il Comitato di Lecco fin da quando ero molto giovane ho avuto a che fare. Io mi ricordo di essere venuto a Lecco a presiedere un congresso elettivo, perché il dottor Pizzi, tanti di voi sanno chi è, magari i ragazzi no perché sono troppo giovani, mi ha chiamato per presiedere e gestire l'assemblea. Ho conosciuto ancora anche altri presidenti come il Carlo Straniero, che magari anche questo nome a qualcuno non dice nulla, ma che è stato un grande presidente di Lecco, così come lo è stato Giovanni, così come è stato il Carlo Isacchi e tutti quelli che poi sono venuti dopo. Con Ennio abbiamo sempre avuto un rapporto veramente amichevole, nel senso che Ennio era sempre molto ottimista. Quando c'erano dei problemi grossi, lui faceva in modo con il suo intervento di stemperare magari quelli che potevano essere le tensioni del momento, che sono cose normali, e alla fine concludeva sempre dicendo che comunque poi una soluzione la troviamo. Ecco, secondo me Ennio ha rappresentato proprio quello che il dirigente, diciamo, ideale del CSI, nel senso che ha sempre avuto un grande, scusate il termine, pallino, una grande passione per l'attività giovanile. Vittorio non l'ha detto questa sera, ma lo dico io, che ancora oggi il 60% dei tesserati del CSI in tutta Italia ha meno di 16 anni, è sotto i 16 anni. Questo vuol dire che il CSI, che era nato nel 1944 per promuovere lo sport e per fare in modo di fare coesione sociale in anni molto molto difficili, c'era la guerra, ancora oggi fa questo, ancora oggi fa in modo che le persone possano insieme, in particolare i minori, crescere, divertirsi, giocare e fare sport. Ecco, non voglio farla più lunga, ma come presidente regionale sicuramente devo ringraziare il Comitato di Lecco per l'attività che fa, il Comitato di Lecco perché è uno delle punte di diamante del CSI Lombardia. In Lombardia siamo 3.100
4 società sportive e oltre 500.000 tesserati. In alcune discipline, tipo l'atletica leggera, ma anche altre, il comitato di Lecco eccelle non soltanto nei numeri, ma anche nei risultati. E tutto questo lo si deve al lavoro che tutti questi dirigenti che ho citato prima, insieme a tutti i loro collaboratori, hanno fatto in tutti questi anni. Oggi Giovanni Sala è il coordinatore tecnico regionale e quando mi ha detto che di fatto gli era stato chiesto di fare il commissario qui a Lecco e non sapeva esattamente cosa fare, gli ho detto accetta subito, perché il comitato di Lecco è cresciuto, continuerà a crescere, ma soprattutto rappresenta veramente quello che è lo spirito CSI. Quindi grazie a tutti i dirigenti del comitato di Lecco, grazie a tutti gli arbitri del comitato di Lecco che collaborano con il regionale, grazie alle persone, i dirigenti del comitato di Lecco che vedo spesso sui campi di gara e che si impegnano a fondo affinché l'attività, in particolare quella giovanile, sia sempre, voglio dire, al primo posto rispetto a tutto il resto. Grazie. Grazie Paolo. Chiedo all'avvocato Stefano Simonetti se vuole dire due parole, presidente di A5, che è il nostro partner, il nostro sponsor principale. Grazie. Buonasera a tutti, per me è un onore essere qui e porto a tutti voi il saluto del gruppo A5 e di A5 Energia. Il nostro motto, un po' il nostro slogan, lo vedete qua, A5 energia che unisce, soprattutto nello sport. Quindi i miei complimenti da parte di tutto il CDA chiaramente a tutti voi sportivi, ai dirigenti e a tutti coloro i quali in questo anno, oggi è un'assemblea che chiude il 2023 formalmente, quindi in questo anno hanno perseguito questi grandissimi obiettivi. Mi avete sbloccato un ricordo con questo invito e questa serata, perché 30 anni fa ero vicepresidente di un'associazione che aveva dei ragazzi che giocavano a calcio nel CSI e oggi ho potuto, come dire, riesplorare quel ricordo. E questa associazione che c'è ancora si chiama Sport e Salute. Pensate questo nome che oggi, voglio dire, copiato anche, voglio dire, da istituzioni a livello nazionale, quanto è importante. Quindi da questo punto di vista A5 c'è e ci sarà un rapporto più che decennale, ma sicuramente andremo avanti. Ma anche per un altro motivo, la società è una società territoriale che investe una piccola parte dei propri ricavi proprio in queste attività, in attività sul territorio, quindi anche sulla provincia di Lecco. E quindi condivido e apprezzo quello che diceva l'assessore del comune circa la partecipazione dei ragazzi a livello della città di Lecco e anche a livello della provincia. Quindi complimenti ancora a tutti voi per questi bellissimi traguardi. Questa vostra passione oggi onora il presidente provinciale, che non è qui con noi, però la vostra attività, il vostro impegno, il vostro sudore, la vostra passione onorano questo ricordo. Grazie e in bocca al lupo. Bene, non può mancare il nostro consulente, Don Andrea, che è qui con noi. Se Don Andrea vieni a dirci due parole, non può mancare il tuo saluto a questa situazione. Ti ringrazio di essere venuto, che so che hai tanti impegni, sono giornate sempre particolari, fino a sabato e domenica. No, ma noi non facciamo niente, quindi non è un problema. Allora, sono davvero contento e ci ho tenuto ad essere qui prima di tutto in qualità di presidente della mia società sportiva, ma poi appunto come assistente del CSI Lecco.
In questa serata in cui ricordiamo Ennio, io l'ho conosciuto appunto in questi anni con questa esperienza e ho respirato la sua passione per questa nostra attività, per tutto quello che si fa nel CSI. Purtroppo abbiamo dovuto salutarlo. C'è un rammarico nella mia vita, purtroppo io in quei giorni ero via con i ragazzi, quindi non ho potuto salutarlo davvero come anche lui avrebbe voluto e come anch'io avrei voluto fare. E questo, vabbè, mi rimane così, come un piccolo rimpianto. Però certamente una cosa sono certo, che abbiamo condiviso tante esperienze belle e soprattutto io ho avuto la possibilità di sentire la sua passione per questo compito, per questa esperienza dello sport. È vero, era veramente una persona ricca di passione, ma anche sapeva sempre cercare il lato positivo, sapeva sempre portare bellezza e poi sapeva andare dritto, nonostante magari le fatiche e le difficoltà. Oggi è la festa della Visitazione, non so se qualcuno di voi lo sapeva, però oggi si ricorda il momento in cui Maria è andata a trovare la cugina Elisabetta. Si dice la pagina di Vangelo questa cosa: si alzò e andò in fretta da Elisabetta. Forse è la prima campestre che c'è stata. L'ha vinta perché giocava, correva solo lei. Però di fatto questo momento sportivo, il primo nel racconto evangelico, porta ad un traguardo che è questo, la gioia. La gioia del mettersi a servizio. Non credo che le cose capitino per caso, noi cristiani chiamiamo questo la provvidenza. Questa sera siamo qui invitati a fare la stessa esperienza di Maria, ad alzarci, a correre, che è il nostro gesto atletico, per vivere l'esperienza del servizio che porta gioia. Quante volte credo questo pensiero l'abbiano fatto i dirigenti e gli allenatori quando devono alzarsi da tavola, dalla propria famiglia, dal proprio luogo, perché sanno di poter portare un servizio che dà gioia. Quante volte si sono alzati dal letto, dal divano, dalla propria casa, anche gli atleti, sapendo di dover fare qualcosa di bello. Ecco, l'augurio più vero è proprio questo, è che ci sia sempre l'entusiasmo dell'alzarsi, la bellezza del servire, che ci sia sempre il desiderio di accompagnarci anche in questo. Certamente ciò che ci consola è che in tutto questo non mancherà anche Ennio da lassù. Grazie e buona serata. Grazie Andrea per le tue belle parole, davvero grazie di cuore. Bene, adesso credo che sia venuto il momento della consegna del discopolo. Abbiamo presente la moglie di Ennio, Laura. Laura, vieni. Ecco, un grande appassionato di attività sportiva. E leggerà la motivazione intanto che scorreranno qualche immagine e poi consegneranno il discopolo alla moglie di Ennio. Conferimento di scopolo alla memoria anno 2023. Ennio Airoldi ha iniziato a collaborare con il CSI di Lecco a fine anni 80 in aiuto al responsabile della comunicazione. Ad inizio anni 90 ha iniziato a produrre articoli per il CSI di Lecco da pubblicare sul settimanale cattolico Il Resegone, sulle due pagine che erano riservate al comitato lecchese. A metà anni 90 è divenuto responsabile della comunicazione del CSI Lecco. Nella seconda metà degli anni 90 e fino agli inizi degli anni 2000,
conclusasi l'esperienza con il Resegone, che nel frattempo aveva terminato le pubblicazioni, ha iniziato a collaborare con il giornale di Lecco, altro settimanale lecchese. A metà anni 2000 il CSI Lecco ha stipulato una convenzione con il quotidiano La Provincia di Lecco, con una pagina dedicata all'attività CSI-ne. Su questa pagina molteplici articoli erano di Ennio Airoldi, che comunque coordinava una piccola equipe di collaboratori. Nel 1991 è stato eletto consigliere provinciale, carica che ha mantenuto sino alla elezione a presidente del comitato nell'assemblea del 2016, incarico che poi è stato riconfermato nell'assemblea del 2021. Notevole il suo attaccamento agli ideali associativi, per i quali non ha mai risparmiato energie, cercando di diffonderli con tutti i mezzi di comunicazione possibili. Sempre attento alla promozione dell'attività giovanile, con feste sportive under 8, prove polisportive per under 10 e 12, attività pre e post campionati per le categorie dei più giovani, programmazioni in cui si impegnava personalmente in supporto alle commissioni. Si adoperava poi in vari progetti che gli venivano proposti in prima persona. Era una persona che sapeva ascoltare tutti e con la sua calma trasmetteva sicurezza. Tanti sono stati i suoi insegnamenti nel rapportarsi con le persone e molti di noi hanno tratto benefici dai suoi insegnamenti. Negli anni da presidente ha saputo collaborare e farsi apprezzare con molte realtà del territorio, con particolare attenzione alle sinergie che potessero valorizzare l'operato e la qualità delle società sportive del territorio e non da ultimo con le realtà e i progetti che potessero anche portare risorse economiche. Consapevole dei cambiamenti e delle difficoltà del nostro tempo, soprattutto nel periodo del Covid, si è speso con passione ed energia per fare in modo che, pur nella correttezza del rispetto delle normative, non si smettesse di fare sport, intercettando ogni possibilità come un'opportunità. Particolarmente apprezzata la sua mitezza, la capacità di essere accondiscendente e sempre attento ai bisogni di tutti, senza autoritarismo e senza presunzione. Bene, Vittorio, grazie. Bene, grazie Laura, veramente, vi ringrazio di cuore per averci dato tutto questo tempo Ennio, perché ci ha fatto veramente crescere tantissimo tutti noi. Nicola si sta sbizzarrendo con le foto, non è giusto che sia, vieni tutti insieme. Pensiero agli ospiti, i nostri segretari sono sempre impeccabili. Bene, proseguiamo con l'assemblea, con la relazione che, come detto prima, verrà letta da chi è davvero operato in questo anno 2023. Prima però volevo chiedere alla Commissione Verifica Poteri se si postano, si portano i numeri delle società sportive presenti. Poi lascio la parola ad Alessandra che ci illustrerà. Alessandra è la nostra amministratrice. Io quando bisogna comprare anche solo le caramelle devo chiedere a lei. No, ha detto Don Andrea con gesto atletico, mi sono un po' preoccupata.
Allora, introdurre la relazione del Consiglio territoriale sull'andamento del Comitato mai come quest'anno ci appare un'impresa assai difficile, non solo perché era abitudine del nostro Presidente Ennio occuparsene, ma perché lui sapeva sempre trovare le parole giuste per raccontare una realtà che è davvero complessa e articolata. Iniziamo allora cercando di avvicinarci allo stile che Ennio sapeva mettere nei suoi discorsi, consapevoli che anche se importante la sua assenza, non avrebbe certo voluto che ci lasciassimo sopraffare dagli eventi. Abbiamo cercato di superare le difficoltà, di non farci prendere dallo sconforto per i problemi, ma tutti insieme in semplicità, con tutti i nostri difetti e mancanze, ci siamo messi a servizio del Comitato per fare in modo che tutto potesse continuare al meglio delle nostre possibilità. Un aiuto ci è sicuramente arrivato dal CSI nazionale, che ci ha moralmente sostenuto e con cui abbiamo lavorato a diversi progetti, dal CSI regionale, che ci ha sempre supportato anche nei diversi passaggi burocratici, ma un grande grazie va sicuramente a Giovanni Sala, che ha accettato di essere per quest'anno e fino alla nuova stagione elettiva il nostro commissario straordinario, nonostante i suoi numerosissimi impegni e incarichi. La sua presenza, decisa, puntuale e competente, è stata un ottimo motore per tutti i componenti del Comitato e lo ringraziamo perché ci sostiene e ci sprona con autorevolezza e passione. Un grande grazie anche a tutte le nostre società che con la loro attività e i loro allenatori, dirigenti, atleti sono i veri protagonisti delle nostre proposte sportive, formative e associative. E passiamo quindi a analizzare brevemente le diverse aree di attività del Comitato. Allora, ai presidenti è stato dato, diciamo, la relazione, diciamo, intera che abbiamo preparato. Adesso mi limiterò a sintetizzarla per, diciamo, brevemente per non dilungarmi. C'è anche un QR code con cui potete comunque scaricarla interamente. Per quanto riguarda la vita associativa, quest'anno abbiamo, diciamo, aderito ad alcuni progetti, tra cui Nexport, che ha visto la partecipazione di una società sportiva con 10 squadre, e il progetto Tutti in Gioco, che ha, diciamo, riguardato l'attività estiva di alcune società. Ed infine il progetto STEPS, iniziato proprio da Ennio e proseguito, diciamo, a cavallo tra il 2023 e il 2024. Per quanto riguarda gli scenari dell'attività sportiva, avere cura dell'attività sportiva è stata la parola d'ordine che continua a caratterizzare gli intensi ritmi delle stagioni sportive CSI Lecco. C'è stata l'attività che è continuata e nei numeri, diciamo, appunto, si è mantenuta costante nei numeri delle squadre, mentre per il tesseramento abbiamo avuto una buona ripresa. È ripreso anche l'attività del tennis tavolo dopo lo stop del Covid. Sono arrivate diverse soddisfazioni sportive, arrivati con diversi titoli regionali conseguiti nelle discipline individuali e con l'ottimo esploit di alcune squadre di calcio, pallavolo e pallacanestro, vincitrici in alcune categorie del titolo di campione regionale CSI e protagonisti nelle rispettive finali nazionali, come vedremo anche dopo durante la parte delle premiazioni. Per quanto riguarda l'attività sportiva giovanile, il 2023 ha iniziato appunto la sua attività con i Winter Game. Poi abbiamo avuto la seconda prova del trofeo polisportivo, la stagione è poi proseguito sui campi con le diverse discipline e la terza prova del trofeo polisportivo. Infine gli Spring Games, che sono appunto dei tornei di breve durata, e abbiamo concluso con il Gran Galà delle premiazioni a Paderno d'Adda. La stagione sportiva è poi ripresa tra settembre e ottobre con tutte le discipline sportive. È di questa stagione lo sforzo della direzione tecnica giovanile di implementare un'uniformità di decisioni e di linea comunicativa attraverso l'invio di un comunicato settimanale. Con questo sono state sollecitate le squadre con le annotazioni su questo comunicato alla correttezza e alla precisione nella stesura dei documenti di gioco. Infine a metà ottobre c'è stata la prima prova del trofeo polisportivo della nuova stagione sportiva e poi il proseguimento dell'attività. Sempre, diciamo, nella relazione trovate tutti i numeri dell'attività sportiva con tutte le varie prove che sono state disputate. Per quanto riguarda i percorsi della formazione, l'attività formativa è stata davvero intensa.
Abbiamo riportato tutti i corsi realizzati da, coordinati diciamo, da Carlo Isacchi, che è il direttore dell'area formativa, e non è bastata una pagina, sono veramente tantissimi. A questi sono anche da aggiungere i corsi per gli addetti, nuovi addetti all'uso dei defibrillatori e gli aggiornamenti. Per quanto riguarda la formazione, dobbiamo dire che curare l'aggiornamento degli arbitri e i giudici è proprio un punto importantissimo per il comitato, per fare in modo appunto che non solo migliori l'aspetto tecnico, ma anche l'aspetto associativo delle nostre società e dei nostri arbitri. Un ringraziamento particolare va alle commissioni sportive, ai gruppi arbitri, ai tutti i membri della servizio della formazione per il grandissimo impegno che hanno messo in questa attività. Per quanto riguarda il servizio della segreteria, quest'anno è stato caratterizzato da un'intensa attività dovuta principalmente alla nuova riforma dello sport. La segreteria si è occupata di verificare tutti i documenti di tutte le società affiliate proprio con una verifica puntuale di tutto quanto era stato caricato nel portale del tesseramento, è andata a sollecitare le singole società sportive in tutto quello che ancora non era predisposto nella maniera corretta. Molte società hanno già rinnovato i propri statuti, alcune lo stanno facendo in questi momenti, l'attività è davvero intensa anche sotto questo aspetto. L'attività della segreteria è davvero intensa perché verificare tutti i documenti è davvero un lavoro importantissimo e che dà sicurezza alle società che comunque siano in regola con tutti quelli che sono gli adempimenti, e quindi davvero un grande grazie alla segreteria, a Elinca e a Cinca, perché davvero hanno fatto un lavoro infinito. Per quanto riguarda il servizio della comunicazione, il resoconto stagionale riporta un bilancio sostanzialmente negativo per la sezione della comunicazione. Da quasi un anno infatti il comitato piange la perdita del suo presidente Ennio, ancor più la comunicazione che ha perduto un fondamentale membro sia operativo che organizzativo. L'organizzazione risente della mancanza di membri attivi a livello gestionale e direzionale, ciò porta a non avere una ripartizione delle mansioni ottimizzata e spesso a rallentamenti e cessazioni di servizi offerti. Il solo apporto di autori, fotografi, videoriprese e website non è sufficiente senza un apparato di coordinamento e redazione. I servizi che sono rimasti attivi sono i canali social e non sono variati significativamente gli utenti connessi, anche per la difficoltà a pubblicizzare l'esistenza e l'utilità. Meno attivo è il sito internet, che presenta sovente dei problemi di natura tecnica, e siamo in procinto appunto di riaggiornare tutto il sito con un nuovo sito. Per la carenza delle forze appunto coordinative e organizzative sono rimaste sospese le varie dirette YouTube che eravamo abituati a fare, ne è stata realizzata solamente una, e il servizio newsletter. Appunto contiamo di portare a frutto, speriamo in breve tempo, il rinnovamento del sito web, ed è necessario sicuramente un ampliamento di forze a livello organizzativo di questa sezione per poter far ripartire alcuni servizi e potenziarne altre. Per quanto riguarda invece le azioni e le attenzioni per il territorio, anche qui abbiamo collaborato con diverse agenzie della realtà territoriale. Uno dei progetti proprio iniziato anche da Ennio è stato Student to Sports, che è continuato e che si tratta appunto di un progetto di collaborazione con le scuole, soprattutto con l'Istituto Bertacchi, e che anche quest'anno, anche grazie alla collaborazione di Special Olympics, siamo riusciti a portare avanti. Abbiamo collaborato ancora con la Fondazione Costruiamo il Futuro, che è una fondazione che si occupa di erogare dei premi alle società che sono attive sul nostro territorio, e facciamo parte appunto del comitato d'onore. Quest'anno siamo molto anche orgogliosi che abbiano conferito un premio speciale anche a Ennio. E infine abbiamo collaborato anche con il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa.
L'ultimo aspetto riguarda, diciamo, la parte economico-finanziaria, che è quella che, se vogliamo, mi, diciamo, riguarda più da vicino. Anche qui brevemente qualche accenno. Posso dirvi che il bilancio del Comitato, ovviamente trovate tutti i dettagli sempre nella relazione con tutte le varie voci. Comunque il bilancio si è chiuso in attivo con un avanzo di 5.600 euro circa. Sono stati diversi i bandi progetti che diciamo hanno aiutato anche a sostenere l'attività del Comitato. Abbiamo fatto anche alcuni investimenti in modo tale di, per la sede, diciamo, la sostituzione di due serramenti eccetera, in modo tale che comunque anche la sede rimanga, diciamo, in buone condizioni. E abbiamo cercato anche di utilizzare la liquidità, diciamo, del Comitato in alcuni periodi dell'anno, vincolando diciamo la liquidità in modo tale da avere un piccolo guadagno da queste operazioni. Il bilancio del Comitato è un bilancio solido, anche se abbiamo diciamo il mutuo e abbiamo fatto con il CSE regionale un finanziamento per far ripartire l'attività dopo il Covid. È un bilancio che comunque presenta, diciamo, dei fondi di riserva e comunque una situazione di assoluta solidità. Non sono state fatte diciamo particolari cambiamenti rispetto all'attività dell'anno scorso, anche ovviamente per i motivi che abbiamo già detto. Non so se poi dopo ci fossero domande o altro, avete, diciamo, i presidenti hanno tutta la relazione e siamo qui disponibili, oppure se qualcuno volesse intervenire possiamo tranquillamente lasciare spazio. Dobbiamo però ancora verificare quanti sono i presidenti, le società presenti. Sono 18 più 5. Quindi 18 in totale, quindi in totale 23, 21, 18 presenti più 5 deleghe, quindi totale 23. Sì, se qualcuno vuole dire qualcosa prima di passare all'approvazione, qualche intervento, suggerimento, qualsiasi cosa. Tutto tace. Tutto tace, allora chiediamo ai presidenti. No, voglio soltanto, ovviamente, l'ha già detto Alessandra, la ringrazio per la relazione succinta ma davvero precisa. Devo veramente dire che lei l'ha detto, ma io lo sostengo con cognizione di causa, il bilancio è veramente solido. Nonostante l'impegno economico dell'acquisto della sede, che diciamo è stata fatta con un mutuo abbastanza sostanzioso, ci sono tutte le riserve accantonate per poter sostenere anche questo aspetto. Pertanto davvero il CSI ha fatto questa scelta di CSI Direcco di acquistare la sede, che è un po' la sede e la casa di tutti, perché i soldi utilizzati sono poi i soldi delle nostre associazioni. Pertanto va vista un po' come la casa di tutte le nostre società sportive. Le porte sono sempre aperte, anche in caso di necessità. Le persone sono sempre disponibili, ma davvero sentitevi veramente a casa vostra quando venite in quel Direcco. Se c'è qualche parola da dire da parte dei presidenti, no, bisogna già mettere la votazione. Sì. Bravo Alessandro. Se non ci sono. Allora passiamo alla votazione. Facciamo al contrario, se c'è qualche astenuto per alzata di mano. Non ci sono astenuti. Se c'è qualche contrario. Nessuno. Favorevoli per alzata di mano sempre. E quindi l'abbiamo però approvata. Grazie. Grazie, approvato all'unanimità. Grazie Alessandra. Non scappare che adesso dovrò fare un po' di premiazioni. Bene, direi che possiamo iniziare il momento di gioia e di festa per i tanti nostri atleti che hanno meritato questo premio che andremo a consegnare. Ricordo che premieremo
le squadre che si sono distinte a livello nazionale e gli atleti degli sport individuali che si sono distinti a livello regionale. Iniziamo, buonasera a tutti, prima cosa. Iniziamo con premiare, avevamo lasciato indietro le premiazioni della CSI Leco Cup che abbiamo fatto a settembre di calcio e iniziamo con il premiare nella categoria Under 10, la terza squadra classificata, Virtus Oratorio Bellano, e consegniamo al rappresentante della società. Hanno detto che non c'erano. La seconda squadra classificata non va più. Sapevo il motivo, tranquilli, stavo mettendo la musica. Seconda squadra classificata, GSO Garlate, Under 10. Presente qualcuno? Consiglieremo, passiamo. A premiare la prima classificata, grande 10, GS Rogeno. Ecco che arriva un rappresentante. Complimenti. Per la categoria Under 12, ancora GS Rogeno, prima squadra classificata. Questi sono in massa, sono presenti, eccoli che arrivano. Ok, la foto di rito. Grazie a voi. Passiamo alla categoria ragazzi, prima squadra classificata, gruppo sportivo San Marcellino di Inversago. San Marcellino in Bersago, categoria ragazzi, eccoli qua, una rappresentanza perché stanno effettuando le finali regionali in questo periodo e il prossimo weekend saranno a Castione della Pesolana perché già qualificati. Categoria juniores, GSO vi unite, prima squadra classificata. Con la categoria Top Junior, prima squadra classificata, Oratorio Ogiono Rosso. Loro sono impegnati domani con le finali regionali e non hanno detto che hanno qualche problema, mettiamo via e proseguiamo.
proseguiamo con premiare tutti i campioni nazionali. 2023. Sono tantissimi. Stasera per fortuna che faremo un po' tardi, ma per fortuna dello, così come dato il ecco, ha parecchi atleti che arrivano fino in fondo nei campionati nazionali. E proseguiamo con la corsa campestre. Unione Sportiva del Biese, Guzzella Benedetta, campionessa nazionale nella categoria juniores femminile. Non vedo nessuno, neanche una rappresentante del derbio. Proseguiamo. Passiamo alla Polisportiva Bellano, atletica sufista. Valdiani Paola, categoria veterane A, donne, campionessa nazionale nel lancio del disco. Sempre con la Polisportiva Bellano, in corsa su strada, a Cervoni Nicola, campionessa italiana nella categoria seniores femminile. Facciamogli un applauso e proseguiamo col team Pasturo in corsa campestre, categoria veterane B, campionessa nazionale Cavalli Giovanna. Nessuno neanche del team Pasturo. E ora li facciamo passare veloci. Campione italiano categoria cadetti maschile Orlandi Federico, sempre in corsa su strada. Passiamo al Polisportivo Bernate, in atletica su pista. Campioni italiani Limosani Francesco, categoria allievi nel giavellotto, e Giuliani Maria Grazia nella categoria veterani femminile nei 200 e negli 800 metri, due volte campionessa nazionale. Facciamogli un applauso. Team Alto Lambro, atletica su pista. Bassecchi Alice, categoria juniores femminile, campionessa nel lancio del disco, eccola. Maria Giulia, categoria ragazze, lancio del peso, fermati pure che poi facciamo la foto tutti assieme. Ciceri Michela, categoria amatori, non è ancora, e allora passiamo a Conti Marina, eccola qua, nel salto in lungo, nel lancio del peso e nel disco, un atleta, veramente un atleta. No. Guarda di qua però. Guardate la camera. Complimenti. Grazie, proseguiamo con la Virtus Calco, qualcuno c'è? Dozio Elisa, campionessa nazionale, categoria lieve nel lancio del peso e nel giavellotto. Maggioni Matteo, campione italiano nel 100 e nel salto in lungo. Fumagalli Cesare, categoria juniores nel salto in alto. E Dozio Federica nella categoria seniores femminile per il lancio del peso e del disco. Questo è il presidente che ritira il premio a nome di tutte le squadre, di tutti gli atleti. Prima Paolo diceva che il CSI Lecco è
la critica è nel cosiddetto Caccelli, abbiamo un sacco di premiati nella critica, però ce ne saranno parecchi anche con le ginnastiche, vedrai. Abbiamo il presidente della CS, della Virtus Calcio, ringraziandolo ancora per aver ospitato la campestre nazionale di quel di calcio quest'anno. Proseguiamo con premiare CSC Cortenova per la corsa campestre, Buzzoni Sara, campionessa nazionale, lei c'è. Brava Sara, complimenti. E chiamiamo insieme anche Mascheri Denise, Ciacci Caterina, Piazza Sofia, Buzzoni Arianna e Avis Nicole, che hanno vinto il titolo italiano nella staffetta femminile. Non scendete, perché proseguiamo ricordando che il CSC Cortenova è stato campione italiano anche nella classifica generale per società nel 2023. E non solo nella corsa campestre, anche nella corsa su strada, Buzzoni Sara, che è già qua, campionessa nazionale, Pellizzaro Mirko e Piazza Sofia. Arriva Mirko. Ecco Mirko. Perché la staffetta. Foto di rito, grande, Nicola sempre presente, grazie ragazzi, continuate ad allenarvi e a tenere alto gli onori di CS Lecco in tutto Italia. Il riconoscimento per la società CSC Cortenova per aver vinto la classifica generale unificata. Bravi, bravi ragazzi! Cambiamo disciplina e passiamo al karate. Campione nazionale, categoria Seniors Master, Caforio Stefano, Doyo Yamato, arti marziali. Premio al presidente regionale. Ti vuoi fermare un attimo che... No. Ti salutiamo, continua, passiamo ad un'altra società sempre per il karate, Judo Club Samurai Lecco, sempre nella disciplina kata, Orva Sofia Lea, Bellissai Giovanni, Testori Giulia, Cristoforo Caterina, tutti campioni italiani nella loro
categoria. Giustamente mi fa notare ce ne sono altri due che sono nel catato Pia Finazzi Mattia e Perina Daniele, anche loro campioni nazionali nel catà a coppia. Grazie. Passiamo alla ginnastica artistica. Società sportiva Gioco Sport Barzanò. Barzanò. Campionesse italiane Bida Alessia, categoria Pulcine, e Livoti Luana, categoria Senior. E lo facciamo avere. Passiamo alla società ABC Sport di Verderio, Cazzaniga Sara, De Lillo Marica, Ilia Desiree Rebecca, Luca Sofia Sara, Sole, Manzoni Alessia, Piazza Clara e Riscati Emma, nella ginnastica insieme, prima fascia medium. Eccole le cucciole. Foto diritto, cheese, guardate il fotografo. Brava ragazze, continuate ad allenarvi, forza! E non fammi far ridere, se penso che loro uccideranno al posto mio. Andranno a fare le finali nazionali nel prossimo passiamo alla ginnastica ritmica. Senti il tipo SD Rhythmic Gym, Scubla Aurora, Giuliani Asia, Cirillo Sara, Ripamonti Camilla, campionesse nazionali. Insieme a Perego Ginevra, Mandelli Alice, Togliati Angela, Barisco Rachele. E non è finita, anche a squadre Amendola Rebecca, Comi Giada e Perego Sofia. Isabella, vieni anche te. Dai! Ripeterò ogni dato a cosa stiamo tanti di noi.
la foto di rito e con la Ritmi Gym l'appuntamento è per la prossima assemblea del 2025, perché già hanno vinto 15 ori nei campionati che si sono appena conclusi in Belgi, in Belgi Urbino, sì. Proseguiamo, ho detto che la ginnastica è un altro bacino molto forte. Ritmica GS San Zeno, Piazza Alessia, di Corato Beatrice. E proseguiamo con Togliatti Elisabetta, Dell'Oro Chiara, Manzoni Arianna, Vecchi Sara, Passaggio Giada, Rigamonti Nicola, nella terza categoria Small a prezzo fisso, e il più di Corato Beatrice, Mauro Paola, nella classifica assoluta. Anche Monia è grande. Proseguiamo e vi preghiamo di rimanere qua, magari un passo indietro per far salire. Buonalume Nela, Cometti Elisa, Dalbuseri Rebecca, Silibrandi Manuela e Volpe Noa, sempre in terza categoria a prezzo unico, si chiamavano le Pellegrine, e insieme a loro Colombo Aurora, che con loro appunto ha vinto la classifica assoluta. Vado avanti, però io vorrei che salisse anche la Monia. Ecco l'altro gruppo, seconda categoria, prezzo unico, Andreotti Irene, Lotti Maddalena, Pozzoni Ginevra e Riu Giorgia, campionesse italiane. E la Monia deve venire anche lei, membro della commissione provinciale di ginnastica ritmica. Fotografo si sta disperando, ma si stanno mettendo in posa, pronti? Perfetto, bravi, complimenti.
Ok, procediamo con premiare i campioni regionali dell'attività a squadre. Per il calcio a 11, l'US categoria Open maschile, US Velate campione regionale. Premio Vittorio, presidente del CSI nazionale. Ecco la rappresentanza. Complimenti. Campione regionale della pallacanestro categoria Open maschile, associazione dilettantistica Il Gigante di Imbericco, Ravens. Si sono qualificati ancora vincendo il campionato territoriale per le fasi regionali e sperano di ripetere l'operazione anche quest'anno, magari vincendo anche i nazionali, questo mi hanno detto, però sarà più dura. Pallavolo categoria ragazze, campionesse regionali, USGB Merate. Merate. Proseguiamo, qua ci sono sicure. Disciplina Sport & Go, campionesse regionali della categoria giovanissime under 12, CSC Colpenova. In favore di Luce, pronte per la foto. Grazie ragazze, complimenti. E siamo alla fine di questa premiazione con il clou della serata. Campioni nazionali a squadre nel 2023, Spin Volley Roncello. Hanno vinto il territoriale, hanno vinto il regionale e hanno vinto il nazionale. Hanno fatto il triplete, giusto? Qualcuno diceva così qualche tempo fa. Erano under 10, adesso sono under 11. Insieme all'altra squadra di Cortenova l'anno scorso sono andati fino a Matera per giocarsi i campionati nazionali, nuova Siri per la precisione, e loro sono riusciti anche a venire a casa col titolo di campione italiano. Complimenti! Vi dicono che le premiazioni sono terminate, non so se c'è qualche altra sorpresa. No? Perfetto. Allora direi che la serata si può ritenere conclusa, l'assemblea conclusa con le premiazioni. Credo così, giusto per concludere magari in bellezza la serata, se qualcuno, c'è qualche presidente volesse dire qualcosa, è sempre disponibile il podio per poterlo fare. Lascio magari qualche istante per pensarci se qualcuno lo volesse fare. Io rinnovo ancora i saluti a tutti voi, ringraziamento a tutti voi.
ci prospetta adesso qualche settimana magari di vacanza, ma teniamoci tutti pronti perché a settembre ci sarà sicuramente una grande forte ripresa e diciamo, riprenderemo la stagione che ci porterà alle assemblee diciamo, del rinnovo delle cariche a tutti i livelli. In autunno, entro gennaio ci saranno rinnovi delle cariche a livello provinciale, a febbraio ci sarà il rinnovo delle cariche regionali e a metà marzo ad Assisi ci sarà il rinnovo delle cariche nazionali. Pertanto entro il 31 marzo tutti gli organi sportivi, non solo CSE, ma tutte le federazioni, tutti gli enti dovranno rinnovare le loro cariche, i loro responsabili, pertanto ci prospetta una stagione sportiva intensa per tutti noi che faremo attività sportiva, ma anche perché i nostri per il reggere chi ci rappresenterà a tutti i livelli. E questo spendo una parola per dire che so che ogni volta che si chiede qualcosa alla società in più in termini di diciamo di partecipazione, di uomini, di diciamo di impegno, io sono il primo a dirlo perché io vengo da una società sportiva, venire via dalla società per andare nei livelli provinciali e quant'altro vuol dire che poi operare un po' la società. Di questo ne siamo veramente consapevoli. Però va anche detto che un po' di sforzo da parte dei dirigenti della società ci vuole, perché i comitati provinciali hanno sempre bisogno di un po' di forze nuove, perché l'età passa per tutti, il rinnovo a tutti i livelli è necessario, indispensabile, anche perché, ma non è soltanto una questione diciamo di età, credo che la società oggi si evolve veramente in modo estremamente diciamo veloce, e avere nuove linfe e idee più giovani ci aiuta sicuramente a stare al passo con i tempi. Pertanto, anche se qualcuno avesse voglia di spendere un po' del proprio tempo, dare un po' del proprio tempo anche per il livello provinciale, le porte sono aperte e sicuramente la mano la si prende volentieri e l'aiuto che ci date verrà apprezzato davvero tanto. Possiamo ritenere conclusa la serata, vi ringrazio ancora di cuore a tutti e buon rientro nella vostra abitazione.